solo musica, parliamo anche di eventi questo pomeriggio, in particolare un evento benefico che si terrà venerdì 11 giugno a Cerreto Guidi, si chiama In Memoria di Martina e sarà un evento dove i medici del reparto di oncoematologia dell'ospedale Mayer ci parlano del progetto di ricerca contro le leucemie T. Ma noi abbiamo collegata con noi la mamma di Martina, qui diamo subito il benvenuto. Ciao Elisa, grazie per essere con noi. Ciao a tutti. Grazie per raccontarci, diciamo, un po' la tua testimonianza, anche il tuo impegno, no? Contro questo tipo di malattie che si è portato via Martina, e però tu, insomma, stai sicuramente facendo qualcosa, no? Proprio per cercare di combattere appunto questo tipo di malattie, per sensibilizzare, credo, no? Anche le persone magari che non le conoscono o che si possano trovare, no? Da un momento all'altro a contatto con questo tipo di problematica. Questo evento si chiama appunto In Memoria di Martina e ricalca un po' il nome, intanto lo voglio dire, dal blog, dal sito che tu hai dedicato appunto a Martina e alla vostra storia, che è Per il sorriso di Martina, e sicuramente infatti questo sorriso è un po' il fil rouge, no? Che ha sicuramente insomma, che porti avanti anche nel racconto che fai un po' della tua esperienza e che si vede anche da queste belle foto con le quali hai corredato il blog. Come nasce, intanto ti chiedo, però, l'idea di fare questo evento e che importanza ha per te? Allora, l'idea di questo evento era realizzare l'ultimo desiderio di Martina, che lei avrebbe voluto fare veramente, il famoso prom allo di fine anno, no? Tutti gli amici di scuola. Era già l'associazione Wish già finto di essere realizzato, solo che poi Martina è stata peggio, c'è stata tutta e non l'ha potuto fare. Esatto. Scusa Elisa, ti devo chiedere, non so se riesci a spostarti un po' perché ti sentiamo un po' a scatti, non so se dipende dalla linea, se magari c'è un luogo dove ti possiamo sentire. Vediamo se adesso ti sentiamo meglio, però temo che sia la linea, però vediamo, proviamo. Ok, senti? Sì, ti sentiamo un po' a scatti, proviamo un pochino ad andare avanti col tuo racconto, appunto ci stavi spiegando le motivazioni con le quali hai organizzato appunto questo evento. Questo è il desiderio di Martina e noi come figlia volevamo realizzarlo anche se Martina non c'era più. Praticamente quello che volevamo fare era un evento ognuno che sarebbe partito con me e sarebbe stato di tanti. Non c'è solo in questa situazione e, certo. E niente, poi alla fine invece è diventato un po' un'altra cosa perché ci siamo ritrovati con Covid, purtroppo ci ha tagliato le gambe e abbiamo dovuto fare una cosa un po' più piccola, anche perché tutti quelli che avevamo invitato era impossibile farli entrare alla loggia dei medici a Cerreto, esatto. Quindi abbiamo puntato per una pericena, questo. Allora, questa pericena, appunto, come detto, vede i medici del reparto di oncoematologia che parleranno, sì, di questa ricerca contro le leucemie T, in particolare, sì, appunto, la leucemia di Martina è la leucemia linfoblastica acuta. Non so se ci puoi magari brevemente dire qualcosa, insomma, di cosa si tratta, diciamo, a grandi linee. Di cosa si tratta? La leucemia è una malattia del sangue, diciamo, certo, del midollo più che altro. Sono cellule che non maturano, e detto proprio in maniera spicciola, certo, perché io non sono una dottoressa, io so quello che può sapere una mamma. E niente, cellule che non maturano e praticamente, come diceva il dottore a Martina, poi diventano cattive e quindi vanno a colpire quello che non dovrebbero, i blocchi. Per cercare di combattere diventano tantissimi e da lì nasce questo mostro invisibile che riesce a domarlo. Certo, ecco l'intento e di... poi comporta...
Prego, prego, Elisa. Scusa, che ti sento un po' in ritardo, quindi faccio un po' fatica ad intervenire, però ti lascio la parola, figurati. E poi comporta vari problemi, febbre, sanguinamenti, lividi, e chi più ne ha più ne metta. Ecco, quindi insomma sicuramente una cosa davvero difficile da gestire, soprattutto insomma poi quando si tratta di ragazzi, di bambini. Ma c'è una rete, Elisa, che mette insieme magari, no, genitori che stanno avendo, hanno avuto la solita esperienza, magari anche tua volontà attraverso proprio il blog, no, voler sicuramente informare anche altre persone che si possano trovare in questa situazione, immagino. Io da persona ignorante non so, tante mamme che purtroppo hanno avuto la mia stessa situazione hanno creato magari un'associazione proprio per cercare di aiutare, chi aiuta magari cercando di mettere, che ne so, a disposizione una casa, chi magari aiuta, che ne so, economicamente. Associazioni sono tantissime, chi magari cerca di far arrivare chemio dall'estero, ce ne sono svariate, cioè noi mamme cerchiamo comunque di fare il possibile, cerchiamo di almeno di salvare quello che di bello rimane, no? E anche se poi alla fine te non ha niente, non ha più niente. Però lì quando siamo al Maier diventa una grande famiglia. Certo. E quindi se vinci te, vinco anch'io, se perdi te, perdo anch'io. Quindi insomma c'è questa idea sicuramente di solidarietà poi, no? Giustamente affrontando qualcosa del genere. E tra l'altro sul sito appunto tu racconti un po' insomma anche il coraggio, questa straordinaria forza di Martina, e poi ci sono delle foto molto belle insomma di voi e anche di quella che suppongo essere la sorella, sì, si assomigliano molto, sì, no? Sì, tu hai un'altra figlia. La figlia da grande, sì. Come si chiama? Federica, ecco, ci sarà anche lei immagino, sì, venerdì insomma a partecipare. Certo. A questo evento, prima appunto, linea per ricordare Martina. Quindi appunto venerdì, sì, 11 giugno si può anche prenotare, no? Cioè, abbiamo dato anche il tuo numero a disposizione, per si può continuare, voglio dire, ci sono ancora posti per partecipare. Sì. La lista, diciamo, delle prenotazioni la chiuderò martedì prossimo e ancora ci sono un po' di posti, anche se vedo insomma che già siamo un numero abbastanza elevato, però dai, bene, amo. E più bene facciamo. Assolutamente, perché ricordiamo appunto che tutto il ricavato andrà proprio a sostegno del progetto in memoria di Martina, quindi un contributo, sì, diciamo, no, per la ricerca contro le leucemie T, una serata che sarà presentata da Sandro Del Picchia, quindi per informazioni, sì, si può anche andare sulla pagina Facebook, perché ho visto che c'è anche la pagina sui social, magari dove ritrovare anche il tuo numero e tutte le informazioni, no? Sì, sì, c'è tutto. Allora, noi ricordiamo, tutta a disposizione. Ricordiamo a tutti che possono anche andare su il sito per il sorriso di Martina.it, dove c'è magari questa storia che può essere comunque davvero utile, no? Anche per divulgare comunque la conoscenza su questo tipo di malattie. E noi ti ringraziamo, Elisa, per aver parlato con noi, e insomma anche per il coraggio e la passione che metti, no, in quello che fai, per cercare comunque di continuarla questa battaglia, non pensare di averla semplicemente persa. Ci vuole un grande coraggio, credo, per farlo. Non può sempre vincere la malattia, non può, e noi ce lo auguriamo. Grazie mille, Elisa, un abbraccio a te e alla tua famiglia, e noi ricordiamo venerdì 11 grazie. Giugno la serata benefica in memoria di Martina. Ciao Elisa, grazie. Aspetto. Ciao, ciao. Sì. Liberi tutti, liberi tutti.